del CONI a Roma il 72esimo campionato italiano di pallavolo maschile. Modena, Trento, Perugia, Milano. Sono solo alcune delle squadre della Superliga Unipol-SAI della Serie A del volley italiano. In totale sono 14 i team che si affronteranno nella stagione 2016-2017. Nella sala d'onore del CONI è stato presentato il 72esimo massimo campionato di pallavolo maschile. Insieme adesso è stata annunciata anche la Lega Serie A2, che da quest'anno sarà 20 squadre, e la Supercoppa italiana. Ben quattro le novità di quest'anno, come premesso dall'amministratore delegato della Lega Volley, Massimo Righi. Verrà abolito il timeout tecnico, ci sarà un nuovo software perfezionato per il video check system. La Web TV di SuperTube da quest'anno sarà a pagamento, ma con la Lega Volley Channel in grado di coprire tutta la Serie A. E infine l'introduzione del secondo speaker. Nella suggestiva e importante cornice della sala d'onore non potevano mancare i vice campioni olimpici della nazionale italiana. Si sono intrattenuti sul palco svelando qualche siparietto e retroscena dell'avventura in Brasile. Ci siamo fermati all'argento, ma siamo già in grado di sorridere. Queste le belle parole spese dal capitano azzurro Emanuele Birarelli. Il 24 settembre si inizia con il via alla Supercoppa, che vedrà contendersi il titolo tra le quattro squadre semifinaliste della passata stagione, nonché Modena in qualità di campione d'Italia, Lube-Treia, Trento e Perugia. Quest'ultima che proverà a conquistare il titolo grazie soprattutto all'acquisto dello Zar, uno degli uomini simbolo della spedizione azzurra a Rio, Ivan Zaizev, che si esprime così riguardo al nostro campionato. Credo che sia veramente il campionato più forte del mondo. Certo, possiamo prendere qualche squadra russa, magari Kazan, possiamo prendere qualche squadra brasiliana, però sono una o due squadre al mondo che magari possono competere con le prime del campione italiano. Per il resto è molto equilibrato e molto più forte il nostro campionato. E cresce l'attesa per il grande concerto degli stadio e degli zero assoluto di domani sera.